Monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza-Nusco Bisaccia. Questa mattina, per la 27ª giornata mondiale del malato, si è discusso presso l'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo della condizione di malato, dell'approccio sanitario e anche della bontà, dell'umanizzazione riguardo ai pazienti. Cosa ne pensa dell'incontro di stamattina? L'incontro è importante perché, mettendo al centro l'interesse dell'ammalato e per l'ammalato, ci siamo confrontati e abbiamo anche risvegliato alcune idee fondamentali che devono guidare il servizio sanitario. E lo slogan, ma è la parola del Vangelo di quest'anno, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, ecco, riporta al valore del volontariato, ma riporta anche al valore di una sanità che veramente si ponga al servizio in quella gratuità che la malattia richiede, esige e ha diritto. Dottore Ferrieri, direttore dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo, chiediamo, lei nel suo intervento, nell'apprezzata relazione, ha parlato, sintetizzando in uno slogan, di un operatore sanitario che deve essere un buon medico, ma anche un medico buono. Sì, io credo che sia stato abbastanza chiaro. In fondo tutti e due fanno parte di un'unica persona. È chiaro che alle competenze tecniche, competenze scientifiche, bisogna sempre associare quell'umanità e soprattutto quella vicinanza, quella condivisione, quella prossimità che fa della persona che lavora in sanità una persona particolare. Non tutti, io dico, possono lavorare in sanità, perché per poterlo fare ci vuole una preparazione e soprattutto dei sentimenti che appartengono alla persona. Bisogna formare le persone e soprattutto partendo, come ho detto prima, dalle nuove generazioni. Alla dottoressa Simonetta Mosca chiediamo, in estrema sintesi, la presenza della Fondazione Dognocchi all'interno della struttura ospedaliera di Sant'Angelo dei Lombardi. Grazie. La presenza della Fondazione Dognocchi qui a Sant'Angelo ormai conta 13 anni di attività. Abbiamo iniziato nel 2006 con attività riabilitativa rivolta in particolare alle gravi cerebrolesioni acquisite, che sono pazienti gravi che escono dalle sale di rianimazione e vengono da noi per un lungo periodo per riabilitarsi. Oltre ad attività cardiorespiratoria abilitativa, cardiorespiratoria, ortopedica e neurologica. Questa è l'attività, abbiamo 111 posti letto con 150 operatori, questo un po' in termini numerici quello che è, ma quello che oggi voglio sottolineare è il grosso sforzo che Fondazione fa per soddisfare i bisogni del territorio, che sono sempre più impegnativi e soprattutto sempre più numerosi. E un grazie a questa giornata, all'Arcivescovo che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questa giornata, che vede i volontari a fianco a noi, accanto a noi, per il bene dell'attività e i bisogni dei nostri pazienti. Alla collina delle croci ho trovato il mondo intero, croci alte fino al cielo, di un popolo sincero, alla collina delle croci.